Ora ne andiamo subito a seguire la coppia rappresentante l'Ucraina, Giulia Lavrentieva e Yuri Rudik. Questa c'è una particolarità. Questa ragazza, che è nata l'11 giugno del 1997, ha 15 anni, è la pattinatrice più giovane dell'europeo. Ed è divertente perché poi invece qui vedremo anche la pattinatrice, tra virgolette, più anziana di questo europeo, che è Yuko Kawaguchi, e il pattinatore più anziano, non mi piace dire più esperto, Robin Sorkovi. Bel triplo salto lanciato. Doppio flip in parallelo. Particolare l'esercizio che hanno proposto gli atleti rappresentanti l'Ucraina. Loro sono i campioni nazionali 2011-2012 e hanno presentato questo loro esercizio sulla musica del film di Sherlock Holmes. Vengono da un circuito junior dei Grand Prix e questo un po' si vede, Franca. Beh, certamente si vede. Poi hai detto tu stessa, la più giovane pattinatrice di questa manifestazione. Di solito si trova nel campo femminile, nel campo delle donne, invece quest'anno nelle coppie. Però direi che in poco tempo hanno veramente messo in piedi una coppietta promettente, con dei buoni elementi di base, con un minimo di coreografia. C'è anche da dire che quest'anno veramente il corto non è facile, perché la spirale esterna indietro è una di quelle più insidiose, ostiche. Abbiamo visto anche le coppie più esperte avere dei problemi nel farla. Sì, assolutamente, vale molti punti, per carità, però valore base uguale per tutti a questo punto, 2.80 di valore base. In questo caso loro hanno preso proprio un valore base, sì, senza GOI. Sì, no, è rimasto a zero il GOI e non hanno preso livello, cioè proprio valore puro della spirale, perché almeno hanno raggiunto le posizioni richieste. Ecco, tutti pensano sempre come mai questa spirale non va giù così bassa come invece può andare giù. Ecco, la vediamo proprio qui, proprio per la posizione, perché l'esterna indietro non consente di andare così raso terra
come invece consente l'interna avanti o l'interna indietro. Quindi per questo non le vedremo mai, diciamo, nella posizione classica che tu ci hai spiegato sempre. Anche le coppie più esperte, è diverso l'arco, è proprio una sorta di ponte che fa la donna con la schiena, che deve inarcare in un certo modo, deve premere in certi punti del suo corpo per fare in modo che si crei questo arco, questa tensione, però non si vede mai questa spirale così bassa, così rasente, quasi parallela al ghiaccio. Qui ce la fanno infatti rivedere, e loro, per essere alle prime armi, devo dire che hanno completato il loro short in maniera decisamente decorosa. E per loro questo è il primo europeo. Adesso andremo a vedere proprio il punteggio che per questi pattinatori, ed eccolo allora, è 41,66 con 22,37 per i Technical Elements, 19 e 29 per i Program Components, e dunque in questo momento loro si piazzano in prima posizione. Ovviamente sui Components vediamo ancora dei valori molto molto bassi, ma lo sottolineavamo, una coppia ovviamente giovanissima, esordio europeo, e una coppia in realtà junior. Sì, a tutti gli effetti. Sì.